In questo breve tutorial vedremo come registrarci nell'area personale della Cochrane Library. La registrazione ci permetterà, tra le altre cose, di salvare le ricerche effettuate nella banca dati. Per prima cosa, dall'home page della Cochrane Library, clicchiamo sul pulsante in alto Sign In. Poi clicchiamo su Register. Compiliamo il modulo inserendo prima di tutto la nostra email, che non deve essere necessariamente quella istituzionale, ma un'email a cui desideriamo che ci siano inviati gli alert della banca dati. Continuiamo scegliendo una password che deve essere lunga 10 caratteri, contenere sia maiuscole che minuscole, almeno un numero e almeno un carattere speciale. Inseriamo nuovamente per confermarli email e password. Il nostro paese che selezioniamo dal menu a tendina e un'area di interesse. Sceglieremo se ricevere o no email promozionali dall'editore della banca dati Wiley. E se ricevere o no materiale informativo sull'area di interesse indicata. È obbligatorio accettare le condizioni d'uso e anche scrivere il codice alfanumerico nel box per dimostrare che non siamo delle intelligenze artificiali. Poi possiamo cliccare su Register. La registrazione è quasi conclusa, dobbiamo solo verificare la nostra email entrando nel messaggio che avremo ricevuto dall'editore Wiley e cliccando sul pulsante Verify email. A questo punto la registrazione è davvero completa. La prossima volta che utilizzeremo la Cochrane Library potremo cliccare su Sign In e inserire direttamente le nostre credenziali. E poi cliccare su Sign In. Possiamo vedere che siamo autenticati dal nostro nome in alto.